Immagini strazianti questa mattina a Deir al-Balà, nella striscia di Gaza, durante i funerali di 14 palestinesi uccisi ieri in un attacco israeliano a Nuseirat. Il pianto di donne e uomini si fonde con la preghiera musulmana, mentre gli occhi gonfi di lacrime e rabbia fissano i corpi senza vita di parenti ed amici avvolti in teli di stoffa. È la drammatica quotidianità della guerra israeliana nella striscia di Gaza come rappresaglia all'attacco terroristico messo a segno il 7 ottobre nel sud di Israele. Dopo oltre 9 mesi di guerra, stamani il bilancio delle vittime palestinesi nella striscia di Gaza era di 38.794 morti e 89.364 feriti. Rispetto a ieri mattina si contano 81 morti e 198 feriti in più. L'esercito israeliano ha dichiarato che gli obiettivi colpiti erano utilizzati da terroristi, ma le bombe hanno ucciso i civili, hanno devastato 2 scuole amministrate dall'ONU e hanno centrato una moschea a Nuseirat. Distruzione ovunque. Questa è una guerra di sterminio. Si sta seminando odio nella generazione dei bambini, ha avvertito Zaid Dagish, abitante di Nuseirat. Al Cairo, in Egitto, oggi è arrivata una delegazione israeliana per riprendere i colloqui finalizzati al cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Ma il premier Benjamin Netanyahu continua a sostenere che la guerra di Israele è sulla strada della vittoria e che con Hamas serve più pressione.